5 minuti non di più. Nessuno ci crede. Ma voglio fare una riflessione su quello che sarà il lavoro di Marco. E poi vorrei essere all'altezza di un ringraziamento a Michele Emiliano e anche a voi. Michele, Marco, all'ordine del giorno c'è la città di Pescara più di tutto. E si coglie anche dalla motivazione di questa bella assemblea, all'interno anche di questa sala che è impegnativa e anche evocativa. Marco sa bene, per avere fatto in questi 5 anni un lavoro esigente di opposizione e anche di consigliere saggio rispetto ai consiglieri del gruppo del PD e del centro-sinistra, quali sono i numeri di questa città dentro la regione. Sono numeri che, se ritrovati, già aiutano a formulare il programma di governo che ci fa vincere e ci farà anche rivincere fra 5 anni. Soprattutto a te, Michele, lo dico, questa è una città che ha una formidabile consistenza di associazioni. Se c'è un tesoro che ha questa città sono le sue 372 associazioni che producono cultura, vincoli comunitari, sentimento sociale, sul quale la città è riuscita a vivere di rendita in questi lunghissimi anni che abbiamo alle spalle. Quando ho fatto il sindaco io ho contato fino a 8 iniziative al giorno che si tenevano, all'insegna dell'incrocio tra tempo libero dei cittadini e attesa di iniziative comunitarie da altre porzioni di città. Questa è una città che è costruita anche su una bella dorsale di volontariato, anche rispetto alle esperienze di dolore che vivono le persone singole o anche intere famiglie. È una città che per tradizione ha prodotto ricchezza grazie al lavoro dei pescatori in piccola parte, al lavoro del commercio in grande parte e poi alle libere professioni. Sono anni che in questa città c'è una specie di svilimento delle tradizionali attività economiche, siano esse artigianali o produttivo-industriali tradizionali. È su questo che noi, Marco, amici che siete qui, candidati e ricandidati in Consiglio Comunale, che dobbiamo essere capaci di una svolta. C'è una sofferenza economica che sta demolendo questa città, che colpisce il commercio, che poi trova come valvola di esplosione l'eccesso dei cantieri elettorali, ma c'è un dramma che colpisce i 5.600 commercianti di questa città, che non sono più quelli di 25 anni fa, che erano quasi gonfi di benessere. Adesso c'è proprio la mancanza di ossigeno, così come comincia un dramma che colpisce le libere professioni dei giovani. Io conosco centinaia di ragazzi che hanno studiato, si sono iscritti, hanno cominciato questa traversata nel deserto della libera professione e adesso non ce la fanno più e cominciano a guardare altrove. Così come esiste la difficoltà concernente quel mestiere identitario per Pescara che è la pesca. Su queste 3 frontiere che riguardano la produzione del PIL, della ricchezza di questa città, l'amministrazione, quella del passato non la considero, quella del futuro, Marco, deve essere capace di tenacia, di progetto, di iniziativa e di raccogliere il meglio di sé che c'è anche nelle relazioni con le persone, le bravure, le competenze che pure abbiamo nelle università e nei luoghi, diciamo, di produzione della riflessione economica. Marco, io ti dico e ti ricordo che in questa città ci sono 24.000 anziani, dei quali 5.000 sono soli e anche a inconsistente reddito pensionistico. Per questi 5.000 che sono soli e a inconsistente reddito pensionistico, noi dobbiamo essere capaci di scatenare servizi sociali davvero su misura della persona, facendo in modo che la risposta
alla loro fragilità non sia il ricovero ospedaliero. Non solo perché costa troppo, ma perché non è giusto attendere che arrivi la campana del ricovero ospedaliero. Su tutto questo, questa città deve ricavare fuori la capacità di esserci che ha avuto negli anni passati, quando noi abbiamo cominciato, diciamo, il nostro risveglio, la riattivazione anche del profondo di questa comunità. Perché Marco lo potrà fare? Marco ha delle caratteristiche che ha descritto bene Michele Emiliano. Ha la caratteristica di un'attrezzatura professionale che ci aiuta. Lui fa l'avvocato di professione. Marco ha la mitezza, che è un profilo del dato caratteriale che, quando il gioco si fa duro, quando si incontrano le difficoltà dell'azione amministrativa, la mitezza è l'unica qualità che ci fa essere resilienti, durevoli, anche quando davanti noi abbiamo dei nodi che ci stringono alla gola. E poi ha un'altra caratteristica, tutta sua, solo sua: l'estraneità dei giochi. A volte l'amministrazione è uccisa dai giochi politici. Marco è uno che porta con sé un tasso di diversità e di estraneità dai giochi che fa in modo che l'azione amministrativa riesca sempre a prevalere. Io che cosa ci voglio mettere in questa partita che riguarderà il futuro di Pescara, visto che sono andato in tutte le città a parlare di quello che faremo come regione nelle città abruzzesi, nelle città capoluogo, nei piccoli comuni, nelle città distretto? Che deve essere Pescara di qui a 10 anni, considerando i 5 anni della collaborazione regione-comune di Pescara? Vedete, io non mi iscrivo al gruppo dei plaudenti dell'ingrandimento numerico di Pescara. Non solo non mi ci iscrivo, non ne capisco il senso. Cercherò anche di promuovere qualche dibattito con gli appassionati della gonfiezza demografica di Pescara, che è una storia dell'Ottocento e del Novecento, quando i cittadini servivano a fare le guerre. Una città più cittadini aveva, più poteva coltivare la prepotenza e la potenza. Noi dobbiamo concepire non la riuscita del referendum per la Grande Pescara, noi dobbiamo concepire un progetto di città e di Pescara che riesca a pensare Pescara nel quadro della regione, ma questo era sufficiente ieri, nel quadro dell'Italia, questo era sufficiente oggi, nel quadro dell'Europa, nello spazio dell'Euroregione Adriatica. Pescara che ruolo si vuole ritagliare, si vuole guadagnare, perché si dota di infrastrutture, perché ha una sua irripetibilità, una sua desiderabilità anche a migliaia di chilometri di distanza. Questa è la sfida che noi dobbiamo assumerci e vincere. Pescara, rispetto allo spazio dell'Adriatico, deve riuscire ad essere la città nella quale funzionano intanto i nodi della trasportistica. Noi non andremo da nessuna parte se continueremo ad annaspare sul piano dell'efficienza di funzionamento del porto di Pescara, ma l'efficienza di funzionamento non è la manutenzione dei giorni dispari, che hanno bombardato di sé i giornali con i comunicati stampa. Io vi faccio una promessa: non renderò noto nulla che sia solo il dovuto, che si chiami la manutenzione, il mantenimento in vita dei nodi infrastrutturali, non sarà mai oggetto di comunicati stampa. Saranno oggetto di comunicati stampa, di feste, di armonie democratiche, popolari ed elettorali, quando la classe dirigente politica produce con le sue decisioni realizzazioni aggiuntive di grande ed evidente potenziamento. Sulla portualità il punto non è la manutenzione, la pulizia dei fondali, che tornerà a costare quello che vale. 2 milioni di lavoro di pulizia dei fondali si pagherà 2 milioni, non pagheremo più 13 milioni. Poi vi dico perché pagheremo solo 2 milioni, ve lo dico dopo e mi date, se lo riterrete, l'applauso. Noi dobbiamo insediare sulla portualità di Pescara un'authority che permanentemente si faccia carico di tutto quello che serve, più dello slancio del porto di Pescara, della promozione, dell'attrazione di opportunità economiche. Mi si dice, ma non è mia competenza. Ormai
diciamo, la musica, dal comune alla provincia, alla regione, agli eccessivi parlamentari eletti a zonzo, anche per assunzione, perché qui più che l'elezione dei parlamentari, noi abbiamo avuto le assunzioni dei parlamentari, perché è un metodo che impedisce l'elezione, quello che c'è in vigore. Tu che sei amico personale e della cordialità di Renzi, diglielo che la legge elettorale va cambiata, ma va cambiata ponendo al primo posto che si ristabilisca il diritto del cittadino di scegliersi il rappresentante, senza meccanismi di inganno, senza meccanismi numerici trappolanti. Noi dobbiamo fare in modo che accanto al porto, che diventi una specie di calamita per la potenza di questa città, l'aeroporto abbia una specializzazione. Non solo le rotte, non solo rotte, ma anche una specializzazione di funzioni, con un piano di sviluppo che faccia sì che l'aeroporto di Pescara, per esempio, abbia la funzione della manutenzione di tutto ciò che si muove nell'Adriatico come velivoli. E io spero che, poiché sto parlando di questo, non si veda all'orizzonte chissà quale recondito interesse privato. Lo faccio perché fa parte della modernità il funzionamento degli aeroporti. Così come noi dobbiamo dichiarare guerra ai ritardi del sistema ferroviario, ai vuoti, alle intermittenze del sistema ferroviario. Ed è anche qui la ragione per cui c'è senso nella presenza di Michele Midiano. Ed è anche sensato che uno che ha fatto il sindaco di Pescara finalmente possa pensare di candidarsi e farsi eleggere, e mai mancherà questo verbo, come presidente della regione Abruzzo, stavo dicendo come sindaco della regione Abruzzo, perché noi la partita ferroviaria la risolveremo se faremo alleanze, l'Abruzzo col Molise, con le Marche e anche con la potente Puglia, che il dossier ferroviario lo ha affrontato e lo ha risolto. Adesso sta cercando alleanze nel Molise per evitare che le strettoie del Molise impedisca l'ottenimento dei giusti tempi di velocizzazione. Noi dobbiamo fare in modo che Pescara diventi anche più bella, ritrovando quello che c'era, il fiume Pescara. Non può essere l'eccellenza degli abbandoni. Il fiume Pescara, con i suoi 116 scarichi abusivi, deve diventare il primo nodo dell'agenda regionalista, e io ve lo rendo certo. Sono quegli scarichi che fanno costare 11 milioni in più la manutenzione del porto. E allora, da presidente della giunta regionale, nell'arco dei 6 mesi che ci separeranno dal 25 di maggio al 25 di dicembre, credo che siano 6 mesi, 6 mesi e qualcosa in più, ci doteremo di una norma che ci consenta di fare sì che i fiumi siano bersaglio di contratti di fiume per lavare l'acqua. Siamo costretti a lavare le acque dei fiumi, fiumi che mai sono stati neutri in Abruzzo. Il fiume Eterno Pescara ha consentito molta parte dell'ispirazione poetica di D'Annunzio, a parte che la denominazione di Pescara, voi sapete, cogliete, cogliamo, che deriva da questa appartenenza situale. Ma voglio dire una cosa più impegnativa: il risorgimento abruzzese è fatto di acqua. Le idee risorgimentali degli abruzzesi, che hanno contato nel patrimonio e panorama nazionale, sono idee che sono state costituite, costruite, resesi possibili alla vita collettiva, perché l'abbondanza di acqua ha portato abbondanza di carta, l'abbondanza di carta ha portato ad abbondanza di giornali, l'abbondanza di giornali durante l'Ottocento ha portato all'abbondanza delle idee che si sono espresse, le idee di Spaventa, che è il numero due del risorgimento italiano. Solo Napolitano, oltre che qualche abruzzese, ha ricordato la potenza di questo gigante del risorgimento italiano. Bene, quel gigante, come altri, per esempio anche riferiti alla voce del Gran Sasso, un giornale che tanto ha fatto sul piano del risorgimento, questi pensieri sono stati resi possibili grazie all'abbondanza di acqua, che ha prodotto abbondanza di carta. E noi abbiamo trascurato i nostri fiumi come se fossero i nostri nemici, e naturalmente i fiumi si vendicano. Marco, noi dobbiamo fare in modo che a Pescara si determini una riattenzione anche nei confronti di ciò che è stato abbandonato, il sistema dello spazio delle aree di risulta.
13 ettari di terreno, pieni di niente, di disordine, quasi una voragine che è capace di contribuire al disordine ulteriore della città. Lì noi dobbiamo calare un progetto che è stato anche oggetto di attenzione a tutti i livelli, dalla democrazia urbana agli organi del rigore. Facciamo in modo che in quelle aree possa realizzarsi un potenziamento di spazi per la cultura della città, in particolare per i giovani, uno straordinario giacimento ambientale e poi lo snodo di quello che deve essere il modo migliore per spostarsi da Pescara verso l'oltre di Pescara. Come si fa a fare questo? Con una classe dirigente che assume impegni e li mantenga. E per avere questa classe dirigente la storia delle persone vale. Marco, da questo punto di vista, ci costituisce una garanzia e Marco lo dobbiamo aiutare ad altri livelli ulteriori. Ci serve anche il Parlamento europeo, ci serve l'esperienza di uno come Emiliano, che ha fatto il sindaco, sta battagliando partiticamente nella sua terra, che è la terra dell'economia del sole, e farà benissimo da candidato super eletto al Parlamento europeo. Noi dobbiamo sapere che Michele Emiliano viene eletto e rivotato perché uno dei primi gesti amministrativi che realizzò da sindaco sopravvenuto alla politica, da una professione impegnativa, fu di cimentarsi sulla qualità degli spazi trattino igienici delle case popolari. Quando me lo disse, e me lo dissero anche dei tuoi estimatori esigenti della città di Bari, che il primo atto amministrativo fatto da Michele Emiliano fu riqualificare i bagni delle case popolari, perché il bagno è il luogo che per primo si incontra la mattina ed è il luogo che da ultimo si saluta la sera. Ma adesso, al di là delle battute, il sindaco deve avere anche la cifra della concretezza, della conoscenza puntuale della questione. E se su una questione consuma l'impegno, l'espressione dell'impegno, quell'impegno poi deve generare la trasformazione, il cambiamento. Emiliano questo lo ha fatto. Oggi può affidarsi anche alla sua corporeità quasi, alla sua capacità espressiva che gli deriva dal rapporto tra dimensioni, entusiasmo, sorriso, accoglienza, e alla cittadinanza basta, dopo che però ha fatto tutto quanto questo. Noi dobbiamo reinsediare questo modello a Pescara, sapendo che la regione non sarà più distratta. Io quello che vi chiedo, cari amici che siete qui venuti, mi farebbe molto piacere se dopo tanti quinquenni un pescarese ripotesse contare nel circuito delle decisioni regionaliste. Non sarò il pescarese che fa la questione degli uffici della regione a Pescara o meno, né mi iscriverò al gruppo di coloro i quali va a misurare quanto pesa l'economia dei caffè degli impiegati della regione. Ho visto marciare parlamentari di lungo corso a rivendicare qui e lì un trono verticale della pubblica amministrazione. Io non sono quel tipo di eletto, non mi metterò a fare barricate di questo tipo perché non ci credo a questa roba qui. Io la battaglia che farò è la battaglia per la terza corsia dell'asse attrezzato, per il potenziamento dell'aeroporto, per il potenziamento del sistema ferroviario, per la nobilitazione funzionante del porto di Pescara e per fare in modo che tutte le aree artigianali abbandonate dentro le mura di Pescara vengano ridate alla qualità della vita dei pescaresi. Pescara diventerà, con l'aiuto anche della regione, la città più ciclabile d'Italia. Ci lavoreremo sapendo che abbiamo a disposizione 1800 giorni. Renzi dice che ogni mese vuole un risultato. Beh, noi quando ci mettiamo nella rotativa delle decisioni riusciamo a fare anche meglio e anche prima, avendo anche fatto l'esperienza, diciamo, della rilettura degli atti, riusciamo anche ad evitare di produrci nemici quando questo non ci serve. Io imparerò a non produrmi nemici. È la raccomandazione che mi fa mia madre, di fare, ma evitando che mi si producano nemici nelle vicinanze. Voglio concludere questa bella rimpatriata dicendo a tutti quanti voi che Pescara ha anche una bella pagina di storia che deve essere ritrovata. Per esempio, a giorni cominciano i lavori della chiesa di Sant'Anna. I lavori della chiesa di Sant'Anna su Viale Bovio
sono lavori concepiti fuori dal palazzo comunale, a livello di persone di buona volontà che hanno concepito un progetto, trovato risorse finanziarie, determinato lo spingimento affinché si appaltasse il lavoro di questa bella ristrutturazione, ma il simbolo della chiesa di Sant'Anna ne evoca un altro subito. Noi abbiamo una fontana bellissima all'altezza di San Silvestro che si chiama Fonte Locca, che ha 3.000 anni di storia. Dobbiamo accendere luci del nostro patrimonio storico e identitario per fare sì che Pescara ad ogni domanda possa avere la risposta giusta. Marco, tu su questo, aiutato da tutti quelli che sanno in questa città, professori universitari, persone di buona volontà, di sapienza anche costruita nel quotidiano, tu li devi cucire attorno a te, come sei stato capace di cucire in questi giorni persone anche di diverso orientamento. Praticamente tu hai tutto il gruppo consigliare che ti sostiene, vedo consiglieri comunali anche di altre formazioni politiche e li saluto, non li elenco, vedo persone anche disparate ma non disperate come provenienza che vogliono aiutarti. Tu devi dire loro che le cose che dici le farai e devi dire loro che l'idea di funzione municipale che noi ricostruiremo è una funzione municipale che consentirà a tutti di assumere impegni e di mantenerli. Dobbiamo ripristinare anche un processo partecipativo in Italia, a Pescara, nei quartieri di Pescara, al di là del fatto che l'ordinamento li ha cancellati come dato oneroso sul piano finanziario, ma non va da nessuna parte una città che non è nutrita dalla partecipazione. La partecipazione è intesa anche come osservazione critica, come rappresentazione problematica, come suggerimento positivo. Noi ci inventammo i sindaci di strada. Facciamo in modo che una serie di espressività sociali, i presidi, i dirigenti scolastici, i capi delle associazioni, le espressioni anche dell'associazionismo economico, le soggettività universitarie, insomma tutti quelli che esprimono mondi vitali, devono avere loro il diritto di intervenire anche nei procedimenti. E il comune che diventi una specie di parte concava, dove arriva il meglio di sé della città. Io continuo a pensare che la politica abbia un compito laico, fare in modo che ciascuno esprima il meglio di sé. Mettiamoci d'accordo sulla vocazione, sull'obbligo, sul dovere della politica. Quando la politica funziona, non realizza i desideri individuali. Quando la politica funziona, consente l'espressione del meglio di sé, dell'impresa, della scuola, dell'ospedale, dell'università, del singolo, del bambino, dell'anziano, della piazza, anche della piazza, che diventa il luogo, diciamo, dell'incontro delle generazioni, della chiesa. Questa è una città che ha sempre prodotto tolleranza, per esempio. Tolleranza. De Rita è venuto a studiare questa città per l'alto tasso di tolleranza. Tolleranza per chi la pensa diversamente sul piano etnico, religioso, per chi ha un costrutto differente sul piano etnico e religioso. Noi dobbiamo conservare questo profilo, dobbiamo essere la città nella quale tutti si trovano bene. Allora Marco, starei per dire, per quello che lui esprime e rappresenta è fatto apposta, per farlo vincere c'è bisogno che tutti quanti voi vi sentiate candidati come Marco. Io ho vinto sempre le elezioni grazie ad una grande generosità che mi ha sempre inondato. La battaglia che dovrò fare io non è la battaglia di domenica, è la battaglia del 25 di maggio, rispetto alla quale c'è un muro che ci separa tra quelli che vanno a votare e quelli che non vanno a votare, che è esattamente a metà. In questa regione 450.000 persone ritiene inutile la regione. È una cifra, come si può dire, da indagare penalmente, perché non è di facile comprensione, è un giudizio implacabile sulla inutilità dell'ente regione per il come viene avvertito l'ente regione. Mi dovete aiutare voi a far capire che quando noi ci andremo lì dentro sarà una rivoluzione radicale, radicale. Noi realizzeremo una regione gigantesca che si fa percepire ovunque. Una regione che si fa percepire facile, comoda, premurosa, però c'è bisogno che voi vi mobilitiate, c'è bisogno, cari amici che siete qui, che facciate le telefonate, che facciate gli sms, che facciate quello che avete fatto nel 2003, quando ognuno di voi ha rintracciato amici di antica data, con triangoli formidabili, ho studiato con quello lì all'Istituto Aterno, lo vado a ritrovare per dirgli che c'è un motivo per votare in questo modo.
Io quello che vi rendo certo è che dopo i 1800 giorni di regione, questa regione sarà irriconoscibile sul piano proprio del suo essere funzionante. Come carta di credito presento quello che abbiamo fatto in questa città e quello che abbiamo fatto anche in provincia di Pescara, quando la provincia di Pescara era una cosa seria. Grazie, un grande augurio a Marco Alessandrini e una stretta finale a tutti voi.